Assessore La Volta, qual è il negozio alla spina più vicino a casa sua? È l'Ipercoop, dove faccio la spesa e quindi ho la possibilità anche di acquistare i prodotti alla spina. Ha la possibilità o lo fa? Lo faccio con non una sistematicità, nel senso che quando mi ricordo lo faccio. Detersivi o prodotti alimentari? No, prevalentemente detersivi. C'è un motivo? Cerchiamo di metterci dal punto di vista ovviamente di un consumatore che se deve scegliere, se vuole scegliere per una diciamo un prodotto ecosostenibile non deve ovviamente essere eccessivamente messo in difficoltà. Dunque, secondo lei ad oggi un torinese che voglia effettivamente approfittare delle possibilità di prodotti alla spina ha la comodità per farlo o no? Beh, non ancora, nel senso che non c'è una diffusione sufficiente, diciamo, a garantire che nella prossimità della propria abitazione ci siano dei luoghi che distribuiscono i materiali alla spina, i prodotti alla spina. Incomincia però a diffondersi in città e di questo ne sono particolarmente contento. Io tutte le volte che vado all'Ipercoop a riempire l'ammorbidente piuttosto che il detersivo per la lavatrice trovo sempre coda, quindi evidentemente incomincia a esserci una buona diffusione. Test della verità, fazzoletto di stoffa o fazzoletti di carta? Fazzoletti di carta. Okay. Acqua in bottiglia o caraffa? Caraffa, assolutamente. Compostaggio domestico? No, perché non ho tanto sufficiente verde in casa per poterlo fare. Va bene. E invece vorremmo chiederle, per i cittadini che applicano effettivamente delle pratiche di riduzione in casa, si potrebbe pensare concretamente all'applicazione della tariffa puntuale e non quindi della tassa sui rifiuti in un futuro in città? Ma mi pare che sia proprio di queste ore ancora la riconferma della sentenza della Corte Costituzionale che circostanzia tra l'altro l'ipotesi che non si debba applicare l'IVA alla tariffa, e questo insomma aggrava, diciamo, e rende più difficoltoso il percorso di passaggio da tassa a tariffa, anche se teoricamente dovrebbe essere, anzi dal mio punto di vista sarebbe sicuramente il modo più adatto per favorire una riduzione dei rifiuti e di conseguenza anche buone pratiche come si sta facendo oggi in piazza. Un'ultima domanda, l'impegno di oggi è per un giorno o il Comune intende proseguire con delle pratiche per favorire la riduzione dei rifiuti in città e come? Beh, questa è scontata la risposta, è stata una settimana impegnativa in tutta la provincia di Torino, io sono particolarmente contento di come sia riuscita questa giornata, una giornata di sensibilizzazione ma anche di condivisione di buone pratiche. Ci sono l'impegno naturalmente a fare in modo che vada avanti tutto l'anno, l'impegno dei singoli cittadini torinesi, oltre che quello dell'amministrazione, continuare a sensibilizzare su questi temi. Mi fa piacere ricordare che è stata l'occasione anche per inaugurare un social network della città di Torino, che è stato curato dal CSI, l'ente strumentale informatico della città di Torino, e al sito torinosmartcity.csi.it troverete questo social network, che è un ulteriore modo per condividere buone pratiche. Lo abbiamo inaugurato in occasione di questo importante appuntamento che, come dimostra l'ampia partecipazione, è sentito e voluto anche da parte della comunità torinese. Grazie mille. Grazie a voi.